Juventus vince per 4-1 contro il Ferencváros e ottiene 6 punti nel proprio girone, nella metà della fase a gironi della Champions League. Sicuramente passerà al 100%, al 101% aggiungerei io con questo girone, dove c'è il Barcellona, sì, ma poi Dinamo Kiev e Ferencváros specialmente, che non sono squadre pericolose. L'abbiamo visto oggi, il Ferencváros, a parte il gol preso per colpa ovviamente della difesa, non puoi sulla respinta del portiere lasciare, cioè, restare fermi e continuare a guardare l'azione, bisogna anche intervenire. Hanno lasciato tutto solo il giocatore del Ferencváros, che poi ha segnato, anche se non è stato un gol importante, ma era meglio non prenderlo, perché bastava mantenere il risultato sul 4-0 per dare morale, eccetera, eccetera. La Juventus ha giocato bene questa partita, chiaro che poteva già chiudere la partita fin da subito, perché non è, ripeto, un avversario a livello tecnico incredibile, e la Juventus ha fatto quei 4 gol grazie soprattutto ai due regali del portiere. Chiaro che un errore è il gol del 3-0, l'altro errore è il gol del 4-0. Forse l'errore più grave è stato il primo, quando la frittata l'hanno combinata sia il difensore sia il portiere. Il portiere non l'ha stoppata come si deve, lì c'era Dybala in agguato e l'ha appoggiata in porta semplicemente. E poi il retropassaggio per il portiere che stava cercando di cercare in qualche modo la larghezza, cioè di cercare il difensore che si era allargato per ricevere palla, però Dybala aveva capito tutto e lì non puoi darla in quel lato, dalla nell'altro lato, invece ha voluto comunque darla in quel lato dove c'era Dybala l'ha intercettata. E il tiro l'aveva deviato il portiere, poi però ha combinato la doppia frittata l'altro difensore, che ha praticamente messo in porta il pallone del 4-0. Però prima di questo voglio parlare, cioè, ho parlato di questo in realtà, però voglio parlare specialmente della doppietta di Morata. Morata è l'uomo della Champions, ve l'ho detto un'altra volta, ve lo dico anche oggi, Morata è l'uomo della Champions. Magari prima potevate credermi di meno, forse ora invece, quello che sto dicendo, forse mi credete di più. Magari prima, eh sì, ma Ronaldo dove lo lasci? Eh sì, questo, eh sì, quest'altro. Morata, con la maglia della Juventus, è sempre stato decisivo in Champions, soprattutto e specialmente. Vi ricordo la prima stagione, il gol al Bernabeu, decisivo non so quanto, gol che entra anche nella storia della Juventus, assolutamente, quel gol. Ha segnato nel gol, cioè ha segnato nella partita d'andata Juventus Real Madrid, sempre di quel 2014-15, ha segnato nella finale contro il Barcellona, e ha segnato comunque reti veramente importanti per la Juve, anche a Dortmund se non sbaglio, però lì è stato più Tevez che si è messo in mostra. Tralasciando questo, nella seconda stagione idem, a Manchester ha segnato contro il City. Nella prima partita ha segnato che contro il Siviglia in casa. Morata, ragazzi, quando ha addosso la maglia bianconera si trasforma in un giocatore decisivo e importantissimo. Magari non segna tanti gol, per il momento è veramente il giocatore più in forma di questa Juventus dall'avvio della stagione 2021, e tra l'altro ne ha segnati tanti finora, quindi sta a significare il fatto che Morata è un giocatore maturato. Adesso magari molti scettici forse si ricrederanno per l'acquisto di Morata da parte della Juve, perché poi si sta rivelando il giocatore più in forma e più decisivo al momento. Però Morata in genere non è quel grande giocatore che segna una valanga di gol. Ripeto, per il momento sta segnando veramente tanti gol, quindi spero continui così. Però anche se fosse, magari il momento di forma finirà e non segnerà tanti gol. Però Morata, gli va riconosciuta una cosa: Morata, i pochi gol che segna sono sempre decisivi. I pochi gol che segna non sono gol banali, ecco. Sono gol veramente importanti, decisivi,
Gol belli, tra l'altro, come il secondo di Morata, quello gol bellissimo. Ma a prescindere da tutto, più per la bellezza, più per l'estetica, Morata segna gol decisivi veramente. E quando tu segni gol decisivi, vuol dire che sei un giocatore adatto per partite importanti, sei un giocatore che non sente la pressione, e questa è una cosa importantissima perché a livello di morale. Tu puoi essere anche il giocatore più forte in assoluto, ma se non hai la testa non vai da nessuna parte, come ha dimostrato poi Mario Balotelli, per farvi un esempio dei tantissimi giocatori con talento, ma non sono mai sbocciati definitivamente per via della mentalità. Ragazzi, fatemi sapere il vostro commento qua sotto. Che dire? Che dire? Alvaro Morata è un giocatore che a me fa impazzire e adesso avete capito perché. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!